Salve a tutti e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial e tutti quei software che riguardano la grafica. Allora, oggi andremo ad utilizzare praticamente le immagini che realizzeremo in Maya. Quindi, allora, andiamo a vedere con ordine. Andiamo nei render layer, quindi utilizzeremo i tre livelli di render, il colore, profondità e occlusion. Quello che dobbiamo fare. Se vi ricordate, nello scorso tutorial avevamo, diciamo, un problema con l'occlusion layer, cioè praticamente uscivano un po' di puntini. Vabbè, molto semplice da risolvere. Basta andare nelle texture, prendere il MIB Ambient Occlusion, entrare nell'attribute editor e cambiare questo valore Simples. Diciamo lo dobbiamo modificare con un multiplo di, insomma, di 16, quindi 16, 32, 64. Io ho usato 64 e vado tranquillo. Allora, quello che dobbiamo andare ad impostare in questo momento è la dimensione del quadro. Io proverò a fare un 720x1280 per ottenere questa immagine più o meno, diciamo, tipo fotografia, diciamo più o meno. Allora, vediamo se dobbiamo modificare anche la camera. Ecco qui, camera, andremo ad utilizzare camera 1. È importante anche Alpha Channel che sia attivato. Perfetto, una volta modificato questo valore potremo andare in batch render, quindi render, patch render. E aspetteremo che finisce l'operazione di rendering. Allora, ecco i nostri tre fotogrammi, quindi abbiamo quello del colore, quello dell'occlusion e quello della profondità. Scusate. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a modificare lo sfondo, magari possiamo metterci qualcosa che ci piace di più, quindi se andiamo nei canali abbiamo questo livello alfa. Se teniamo premuto CTRL e clicchiamo sul canale alfa, guardate che lui ci farà direttamente diciamo, andrà a scontornare il nostro livello. Quindi facciamo un doppio clic per sbloccarlo. Prima c'era un lucchetto, adesso è sbloccato. Andiamo ad invertire la selezione, quindi selezione inverso e cancelliamo. Aspetta, assicuriamoci anche questo qui, chissà, non lo so, ci sono dei buchi. Boh. Ok, abbiamo scontornato, però c'è qualcosa che non va. Praticamente lui mi crea dei buchi, sicuramente sono dovuti dalla displacement map, quasi sicuramente. Allora ci conviene fare così, selezioniamo così, andiamo ad eliminare. Ok. Scusate, allora adesso fatemi vedere un attimo una cosa. Ok, no, niente, avevo controllato una cosa. Vabbè, adesso creiamo un nuovo livello sotto al livello della nostra testa. Utilizzeremo lo strumento sfumatura e utilizzeremo il bianco e il nero. Quindi clicchiamo qui su questa icona che crea questa rotondità. Perfetto, e andiamo a scegliere il tipo di sfumatura, diciamo, che più ci piace, diciamo più così, magari è più bello. Ok, su questo livello potremmo aggiungerci magari un tipo di no, tonalità e saturazione. Andiamo su colora e quindi magari andare a modificare un po' il colore. Vabbè, quella che più ci piace, insomma, giusto per. Ok. Ora andiamo a posizionare il livello dell'occlusio. Quindi, come qui anche abbiamo l'alfa, però noi potremmo semplicemente prendere questo livello e andarlo a posizionare sopra. Così.
A questo punto utilizzeremo moltiplica. Allora, adesso guardate che praticamente lui ci ha creato questo alone comunque scuro nelle parti che sono appunto scure. Volendo potremmo utilizzare un altro metodo, cioè adesso io vado a cancellare questo livello. Vabbè, l'ho cancellato inutilmente, comunque lo riportiamo dentro. Se andiamo nei tracciati, nei canali, scusate, ad esempio prendo uno di questi canali e clicco con il tasto, sempre tenendo premuto CTRL e clicco sopra. Adesso qui sopra vado a creare un nuovo livello, disattivo questo, e con lo secchiello, quindi il colore di riempimento e il colore nero, vado a riempire. Ops, scusate, dovevo prima invertire la selezione, quindi selezione inverso, e adesso vado a riempire con il nero. Ctrl D per deselezionare tutto, e a questo punto vado ad utilizzare luce soffusa. Quindi guardate com'è, è molto più realistico, comunque più, appunto, più soft il tipo di occlusion. Perfetto. Ok, adesso non ci resta altro da fare che il depth, cioè praticamente inserire la profondità di campo, e andiamo a vedere come si fa. Allora, quello che dobbiamo fare è andare nei canali, quindi dove abbiamo alfa, selezionare questo, quindi facendo, quindi zoomiamo un attimo indietro, facciamo la selezione di tutto, facciamo CTRL C e andando nei canali, sul canale alfa, facciamo CTRL V. Perfetto, abbiamo sostituito l'alfa. Torniamo su RGB, andiamo nei livelli e a questo punto noi dobbiamo cercare di ottenere un valore. Praticamente tutti questi livelli devono essere su un unico livello, cioè. Allora, intanto possiamo modificare solo alcuni parametri, per esempio se io voglio modificare solo la testa, come abbiamo fatto prima per, ad esempio, voglio utilizzare i livelli se ritengo che. Guardate, adesso sto modificando sia la testa che il background. Se io voglio modificare solo la testa, basta premere, tenere premuto Alt e cliccare fra un livello e l'altro. Guardate quando appare questo simbolo. Ok, adesso sto modificando solo la testa, quindi voglio andare un po' a modificare. Ok, per avere tutto su un unico livello, basta fare Ctrl Shift ed E. E di Empoli, quindi Ctrl Shift E. Clicchiamo, questo livello lo possiamo andare a cancellare, non ci serve più, e abbiamo praticamente tutto su un unico livello. Nei canali ovviamente abbiamo il nostro alfa che abbiamo utilizzato prima, e a questo punto basta fare filtro, sfocatura e sfocatura con lente. Adesso, guardate qui, dobbiamo utilizzare. Ad origine dovevo utilizzare alfa 1 e guardate che io dove clicco praticamente lui metterà a fuoco qualsiasi punto dove appena clicco, ad esempio se voglio mettere a fondo a fuoco lo sfondo basta cliccare sullo sfondo oppure l'occhio, basta cliccare sull'occhio e metterà fuori fuoco il resto. Posso aumentare il raggio se voglio per rendere più interessante la mia immagine. Posso giocare un po' con un po' di parametri. Quindi. Ok. Questo vabbè, è se non vogliamo cliccare abbiamo la distanza, se per caso sappiamo una distanza precisa basta scrivere qui. Ok, facciamo ok.
abbiamo qui la nostra immagine. Allora, guardate, questo Ctrl Z, torniamo indietro, quindi questa era come era prima. Diciamo che è molto più interessante adesso come immagine. Chiudiamo questa qui. Ok, a questo punto non ci resta altro da fare che, nel mio caso, ad esempio, correggere questi errori dovuti al displacement. Io lo faccio tranquillamente con il clone, poi sicuramente non è il massimo, però insomma, per correggere dovrò trovare anch'io qualche rimedio. Ok, cancellare un po' di parti. Ok, via dicendo, vabbè, insomma, questa adesso è una cosa che mi metto con calma e lo faccio. Questa è la fine del tutorial, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate ed iscrivetevi. Ciao, alla prossima!